Benvenuti carissimi amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la fede. Oggi sono molto felice di presentarvi una storia di fede veramente toccante e che possiamo dire anche essere un inno alla vita con coraggio. Questa è la storia di una mamma che ha abbracciato la sua croce con coraggio. Lei si chiama Monica Capasso, che tra non molto vi presenterò, ed è mamma di due ragazzini di 12 e 14 anni. Lei è affetta da una rarissima malattia polmonare che, pensate, colpisce una donna su 1-2 milioni di persone. Il che registra chiaramente pochissimi casi al mondo. Questa malattia purtroppo è incurabile, anzi, porta a un peggioramento progressivo che potrebbe causare alla persona anche un'insufficienza respiratoria. Monica, nonostante tutto, ha voglia di testimoniare, di dire a tutti che la vita è un dono nonostante le grandissime fatiche che incontra ogni giorno e le salite difficili da percorrere. E lei è Monica, benvenuta. Ringrazio per avermi dato l'occasione di poter essere qui e di poter raccontare quella che è la mia storia, la mia testimonianza. Grazie, grazie Monica di essere con noi e di aver accettato di voler testimoniare. Partiamo dall'inizio. Quando ti ammali esattamente di questa malattia? Allora, i miei sintomi sono cominciati a farsi sentire esattamente dopo la mia seconda ed ultima gravidanza. Ricordo maggiormente che la mattina quando mi svegliavo ero ancora più stanca di quanto non lo fossi stata la sera prima andavo a dormire, quindi mi svegliavo con una stanchezza, con una mancanza di energia, proprio di forza. E c'è da dire anche che in quel periodo io lavoravo e le mansioni che mi erano state assegnate mi portavano spesso a recarmi ai piani superiori. E c'è da dire anche che mancava l'ascensore, quindi ero costretta a fare queste scale a piedi. Io affannavo. A volte ero costretta a fermarmi, cominciavo a chiedermi come mai, ma neanche a dare peso poi più di tanto. Nello stesso anno mi portai dietro per tutta l'estate una tosse strana, stizzosa, accompagnata con dei decimi di febbre che andavano e venivano. E sentivo sempre questa oppressione, anche quando stavo a mare, cercavo di nuotare con i bambini e mi stancavo tanto, tanto, tanto. Decisi poi di andare a parlare di tutto questo con il mio medico curante, il quale disse che il mio era stress, quello che io soffrivo di attacchi di panico. Mi prescrisse degli ansiolitici. Era aumentato intanto di più i miei affanni, al punto tale che un giorno poi mi sono sentita male e sono stata portata in ospedale e sono stata sottoposta a un attacco. Ricordo che prima di vestirmi, neanche il tempo di farlo, arriva il tecnico e mi dice: "Signora, un attimo solo perché c'è il dottore, anzi abbiamo chiamato il dottore perché le deve parlare." Entra il dottore e disse: "Signora, lei fuma troppe sigarette, lei non deve fumare più." Allora rimasi così basita, lo guardai e dissi: "Dottore, guardi che io non fumo nessuna sigaretta." E lui, ancora più sbalordito, insisteva e mi disse: "Signora, i suoi polmoni sono rovinati." Dissi solo:
Adesso cosa devo fare? Si deve ricoverare in maniera urgente e dobbiamo approfondire. Mi ricovero, mi fu fatta una diagnosi completamente errata. Dopo vari consulti, anche e soprattutto fuori dalla mia città, sotto suggerimento di un primario molto bravo che capì subito la situazione, disse per me, stiamo di fronte a un'altra malattia, dottore, di che malattia si tratta? E lui disse, guardi, c'è un bravo pneumologo luminare a Milano, mi diede l'indirizzo e così sono andata lì. Arriva la diagnosi che io ero affetta non da un enfisema polmonare, ma da una malattia rara, grave, degenerativa e che colpisce una, due donne su milioni di persone e purtroppo ad oggi non c'è nessuna cura. Ma come si fa ad accettare di avere una malattia incurabile? Come ho accettato la mia malattia? Ma io penso che più di parlare di accettazione, parlerei di convivenza. La malattia non mi definisce innanzitutto come persona. La malattia è una parte di Monica, ma non è Monica. Paradossalmente oserei dire che quando si è malati in una maniera grave, come lo sono io, quando c'è la paura di poter perdere la tua vita, allora lì, in quel momento, realizzi quanto sia importante e quanto valore ha la tua vita e quante volte tu l'hai sprecata dando priorità alle cose banali, direi inutili. Tante volte, quante persone andiamo sempre di corsa, non abbiamo neanche il tempo per alzare gli occhi al cielo, per vedere se è una bella giornata, se c'è il sole, se piove. Sono come delle macchine, corriamo, corriamo per andare a fare mille cose e non abbiamo mai il coraggio di fermarci. Allora ecco cosa accade nella malattia, che tu a un certo punto sei costretta a fermarti e mentre ti fermi, mentre piangi, mentre ti disperi, però accade qualcosa, un vero miracolo. C'è quella forza motrice, che non credevi neanche di avere. Ti riconosci che, la vita, nonostante, ti metti in ginocchio, c'è qualcosa che ti spinge, che è più forte a guardare oltre. E che cos'è? L'amore per la vita, l'amore per la tua vita, per le persone che ti circondano, per il creato, per gli animali, l'amore dei miei figli, della mia famiglia, ma il prendermi cura di più di me stessa. Sì, è vero, mi dico ogni giorno, tante cose non posso fare, la malattia mi ha tolto tanto. In passato sei stata tossicodipendente. Ti va di parlarci un po' di quel periodo buio, del tuo incontro poi con la comunità Genacolo di Suora Elvira? Ho avuto un passato abbastanza travagliato. Come tanti adolescenti, anche io ero alla ricerca della mia identità, del mio posto in questo mondo. E sono entrata a far parte in un gruppo di amicizie, tra virgolette, sbagliate, ma sbagliata all'epoca ero anche io, meglio erano sbagliati gli ideali nelle mie ambizioni, ecco. E così mi sono ritrovata in un gruppo di persone dove facevano uso di stupefacenti. Vengo da una famiglia dove non regnava tanta pace, tanto amore.
E questo ha creato con il tempo dei vuoti dentro di me. È una bambina divenuta poi adolescente che amava la solitudine, che parlava poco e che alla prima occasione mi si è presentata la droga. Sì, ho cominciato a illudermi di riempire quel vuoto che avevo dentro con degli stupefacenti che sono finiti poi per distruggere la mia vita. Dopo tante volte che ho cercato di smettere e non ci riuscivo, un giorno mi fu proposto da una persona di famiglia di partecipare a un incontro di preghiera e naturalmente non ero protesa per questo tipo di approccio, però viste le circostanze che un po' i miei in famiglia avevano capito che c'era qualcosa che non andava, per far calmare le acque decisi di partecipare a questo incontro. All'epoca c'era padre Emiliano Tardif, un grande sacerdote carismatico che organizzava questi incontri di preghiera nello stadio, in un campo di calcio a Salerno. Ero lì in mezzo a queste 20.000 persone e c'era questa Eucaristia grandissima, ricordo, che faceva il giro di questo campo sportivo, accompagnato da tanta musica, da tanta un'atmosfera molto di pace, di serenità, di accoglienza. Sentivo il sacerdote che diceva: chiedete al Signore, chiedete, chiedete con tutta la forza quello che più vi sta a cuore. Io ricordo che in quel momento chiesi: Signore Gesù, se tu veramente esisti, aiutami, aiutami a non morire, aiutami a uscire dalla droga. Finita la processione, l'Eucaristia ritorna sull'altare. Il sacerdote, padre Emiliano Tardif, diceva ciò che il Signore gli metteva nel cuore delle persone che erano state toccate in maniera particolare. E mi colpirono queste parole che disse: c'è una ragazza in mezzo a questa assemblea che ha gridato a Dio il suo dolore, e il Signore vuole dire a questa ragazza: figlia mia, figlia amata del mio cuore, io ti amo, aprirò una via per te, tu sarai liberata dalla schiavitù della tossicodipendenza. Dopo, ricordo che mentre il sacerdote parlava, scoppiai in un pianto e non saprei dire che cosa successe dentro di me, so solo che tra 20.000 persone non avevo dubbi che quelle parole erano per me. E più piangevo, più sentivo una gioia. E poi continuò dicendo: ti darò un cuore nuovo e tu mi sarai testimone e porterà il mio amore dove io ti condurrò. Dopo neanche una settimana mi proposero di entrare e mi parlarono di questa comunità Cenacolo, dove avvenne il mio primo incontro con questa donna meravigliosa, una madre eccezionale, Madre Elvira. E lì, quando si sono spalancate le porte della comunità, si è spalancato poi anche il mio cuore. Ho sentito subito un'accoglienza, un amore. Sentivo che solo lì, potevo cambiare, solo lì potevo farcela. Sapete che in comunità Cenacolo, è molto conosciuta perché ci sono tante case in tutto il mondo. E Madre Elvira, la prima cosa che fa quando apre una casa, costruisce il tabernacolo per mettere la Santissima Eucaristia, dove lì sono avvenuti i più grandi miracoli per la mia vita, dove il Signore mi ha ricostruito proprio da una dignità. E risuscitando la mia vita, proprio come Lazzaro, dalla morte, dal buio delle tenebre alla luce. Quando e come ha incontrato poi la fede?
La fede, ovvio, l'ho scoperta lì, ai piedi di Gesù. Facevamo tanta preghiera e soprattutto tanta adorazione ed era veramente molto bello, anche se all'inizio faticavo tantissimo con la mia mentalità, con i miei pensieri. Non è facile soprattutto per un drogato, spogliarsi dell'uomo vecchio per vestire quello nuovo. E la forza della preghiera mi ha fatto innamorare di Gesù. Io sono innamorata di Gesù. Ed ecco che lo racconto al mondo intero. Sono sempre contenta quando do la mia testimonianza, perché devo anche tanto a questo rapporto speciale che il Signore ha voluto instaurare con me attraverso la comunità Cenacoli, un rapporto così intimo da farmi innamorare di noi, da sopportare oggi una malattia così invalidante, così grave. La fede per me è qualcosa molto importante perché mi aiuta a vedere le cose oltre, non in maniera umana, ma a leggerle sotto una chiave spirituale che è tutt'altra cosa. E quindi a guardarle con il cuore, non per quelle che vorremmo che fossero. La fede mi aiuta a stare in piedi tutte quelle volte che sento crollare attorno a me tutto. Dopo poi ritorna la pace, ritorna la gioia, si riparte, si ricomincia e tutte le volte si riparte con una marcia in più, con un bagaglio in più, con un'esperienza in più, con un amore in più. Amare, amare tanto, amare senza misura tutto e tutti. Oggi sei un punto di riferimento per moltissimi ammalati che ti scrivono giornalmente. Anche Papa Francesco ti ha scritto e ti chiedo anche di condividere cosa il Papa, cosa il Pontefice ti ha detto. Sì, è vero, oggi ci sono tante persone che mi cercano, che mi parlano, che mi raccontano, tante persone per lo più malate, ma anche che vivono tante problematiche che non sono necessariamente strettamente legate alla malattia. Tutto è cominciato tramite i social, soprattutto Facebook. Un giorno ho deciso di raccontare quello che è la mia malattia e ho visto che la risposta è stata immediata. Hanno cominciato poi ad arrivarmi tanti messaggi, persone che si confidavano, ma non necessariamente soltanto i malati, per i quali mi sono sempre prodigate, che amo in maniera speciale, particolare, che non smetterò mai di lasciarli da sole e di supportarli in questo doloroso calvario che ci accomuna. Si è cominciato questo scambio che sinceramente mi ha arricchito tantissimo, mi fa sentire amata e che mi ha fatto crescere veramente tanto. Io dico che i malati sono delle persone meravigliose e mentre pensiamo di donare, come me, ricevo molto di più di quello che io penso di donare. E così poi è nato in me il desiderio di voler fare qualcosa ancora di più. Questo è il mio libro scritto per l'edizione San Paolo, che ho voluto intitolare Viva ogni giorno, perché cosa mi ha insegnato la malattia? A essere viva ogni giorno. Ne approfitto appunto per dire: siate i protagonisti della vostra vita. A volte ci lasciamo vivere dalla vita, ma non la viviamo fino in fondo. Perché la vita è bella e dobbiamo averne cura. Io a volte dico che per me è stato, tra virgolette, anche un dono. Non, attenzione, ricevere una malattia, perché nessuno vorrebbe avere una malattia per giunta inguaribile e degenerativa, ma ciò che ne scaturisce dalla malattia. E sapesse quanti doni sono arrivati per mezzo della malattia, che se non fosse stata per la malattia non avrei ricevuto. Uno tra questi, per esempio, due volte ho avuto una corrispondenza con Papa Francesco,
che mi ha scritto ben due lettere. Preferirei tenere il contenuto per me, ma posso solo dire che è un uomo meraviglioso che si è affidato addirittura alla sua umiltà, che mi ha spiazzato, mi ha disarmato, chiedendomi di pregare per lui, che era rimasto molto toccato dalla mia storia. E poi ci sono stati tanti incontri importanti nella mia vita, ecco. Hai scritto un libro dal titolo Viva ogni giorno, con la prefazione della comunità Cenacolo, in particolare di Don Stefano, per le edizioni San Paolo. Hai scritto, diciamo, questo libro per lasciare detto un ricordo ai tuoi figli, ma soprattutto per essere speranza per chi soffre e lotta ogni giorno contro ogni speranza. Ma i tuoi figli, Monica, sono consapevoli che, diciamo, in qualsiasi momento la tua malattia ti potrebbe portare via da loro? Ho voluto appunto scrivere questo libro che contiene in maniera molto, a tratti anche cruda, dettagliata, non mi sono risparmiata il niente. L'intento è quello che se non faccio in tempo in questa vita di raccontare ai miei figli, mi troveranno tra le pagine di questo libro che ho scritto più con la penna ma con il cuore e poi anche ai miei amici che mi seguono, gli ammalati soprattutto perché mi sono tanti ca tanto care. E io dico sempre che io entro e esco dagli ospedali, sono anni ormai, ho incontrato tanti ammalati, io li chiamo i miei maestri di vita, mi hanno insegnato mi sono laureata alla loro scuola ad ascoltarle. I malati hanno tanto da dare, a volte noi erroneamente scansiamo l'ammalato, magari non lo facciamo per cattiveria, perché pensiamo che noi dobbiamo dire chissà che cosa, e a volte ci sentiamo imbarazzati, ma io vi dico, guardate che noi non ha, siete voi che ricevete molto più di quello che pensate di dover donare a un ammalato. Stare vicino a un ammalato è fortunato e privilegiato perché Gesù prende dimora nell'ammalato. Dietro la croce della sofferenza c'è sempre Gesù. Non possiamo mai distaccare Gesù dalla croce. Allora, se oggi questa è la mia croce, insieme a questa croce, non sono solo a portarla, ma siamo in due, perché noi ammalati siamo gli altari viventi di Dio. Quando per caso e per strada incontriamo un ammalato, guardiamolo bene, perché il malato è un messaggero di Dio che viene a ricordarci che nulla è mutabile, che tutto cambia, che tutto può trasformarsi e tutto può finire da un momento all'altro. Il tempo speso con l'ammalato non è mai un tempo sprecato, è il tempo che ti arricchisce di più. Quindi facciamone tesoro, visitiamo gli ammalati, se non altro per imparare cosa vuol dire amare. Fortunate quelle persone che hanno il privilegio di vivere accanto a un ammalato. Il malato con la sua malattia, anche senza parlare, insegnerà il segreto di come vivere la vita in pienezza, in larghezza e con tanto, tanto amore, coraggio e forza. Ai miei figli non ho mai nascosto nulla, ricordo che loro erano piccoli e anche perché non avrei potuto, viste le condizioni che mano a mano sono andata peggiorando, poi è arrivato l'ossigeno, vedevano che io non andavo a rilento, io non ho nascosto, certamente mi sono dovuta adeguare alla loro piccolezza, ho detto i polmoni di mamma fanno un po' i capricci, non respiro tanto bene, ho bisogno di questo per respirare.
Io penso che essere consapevoli fino a un certo punto, non lo siamo mai fino in fondo. Essere consapevoli vuol dire essere pronti, preparati, ma penso che la vita sa sempre sorprenderti e non siamo mai preparati abbastanza. I miei figli sanno che non sto bene, ma noi non parliamo di morte, perché in realtà neanche io ci penso. Fin quando sono in vita mi godo la mia vita e voglio parlare solo di vita. Al resto ci penserà Dio quando sarà il momento. Tanto lui sa quello che fa e io mi fido e sono sicura che penserà anche ai miei figli. So che vorresti fare, insomma, un appello alle case farmaceutiche ed è una cosa che ti preme molto. Sì, ne approfitto anche per fare un appello alle case farmaceutiche. Vorrei dire alla ricerca di andare avanti, di non fermarsi, di aiutarci a vivere e trovare un farmaco salvavita, che ci possa guarire da queste malattie rare. Oggi si parla tanto di coronavirus, per carità, ma spero che tutto non rimanga concentrato solo lì. Perché come me ci sono altri malati di altre malattie altrettanto rare che aspettano, che sperano e sognano un giorno di poter ritornare a fare una vita normale. Monica, io ti ringrazio di cuore per questa tua splendida testimonianza che sono sicura aiuterà tantissime persone in difficoltà. E grazie di essere stata con noi. Voglio rivolgermi a tutte quelle persone che portano il peso della malattia, della croce, della prova. Siate forte, non lasciatevi andare. C'è qualcosa che ci spinge ad andare oltre. Il Signore ci ha riempito di dono, che siamo delle persone speciali, con tanto, tanto amore da dare dentro. Fortunate quelle persone che hanno il privilegio di vivere accanto a un ammalato. Prima di lasciarvi, voglio ancora ricordarvi il mio libro che si chiama Viva ogni giorno, con la prefazione della comunità Cenacolo. Per chi vuole mi trovo su YouTube, ho un canale dove mi cercate con il nome di Monica Capasso. Che dirvi? È stato un piacere stare con voi e spero con tutto il cuore che anche solo una piccola parola, una piccola frase abbia potuto colpire positivamente il vostro cuore da lasciarvi un bel ricordo di me. Un abbraccio, vostra Monica, grazie. E grazie a tutti voi di averci seguito. Vi invito di continuarci a seguire nei nostri canali social su YouTube e anche di iscrivervi al nostro canale Telegram. E grazie di essere stati con noi.